quanto noi donne siamo le prime a tapparci le ali. Cioè, gli altri fanno, sicuramente non ci aiutano, però spesso siamo noi che non siamo capaci, lei dice, di sedere al tavolo. Cioè, lei racconta di essere stata, tra l'altro è tipo nel board di Walt Disney, di grandi corporation, racconta di essere in riunioni dove il gabinetto delle donne non c'è, perché non c'è mai stata una donna. Come possiamo immaginare. L'altra invece è Marissa Meyer, che era, lei era l'impiegato numero 7 di Google, brillante ingegnere di Stanford. Quindi lei è proprio PhD in Computer Science, lei ha lavorato fortemente nella parte iniziale di Google all'elaborazione degli algoritmi. Tra l'altro, quando voi cercate una cosa su Google e volete cercare, non so, informatica, scrivete informatica, cioè scrivete una parola sbagliata e vi dice forse volevi cercare, quell'algoritmo l'ha fatto lei, quella parte dell'algoritmo l'ha fatta lei e ha ricoperto dei ruoli di VP in Google molto importante nella parte tecnologica, finché un anno fa, poco più di un anno fa, è stata chiamata ai vertici di Yahoo. È una tipa molto colorita, aveva fatto specie perché intanto è stata assunta quando era incinta, che è una cosa che noi strabuzziamo gli occhi. Se uno vuole un amministratore delegato di Yahoo, in fondo il fatto che sia incinta è un particolare, tutto sommato trascurabile. Poi ha portato diversi cambiamenti di clima e culturali all'interno di Yahoo, tra l'altro prendendo delle decisioni che a noi sembrano abbastanza strane, perché ha chiesto alle persone di lavorare presenti in azienda per almeno un certo tempo la settimana. Allora, noi siamo abituati a bollare il cartellino, cioè noi viviamo in un mondo ancora ottocentesco, però all'estero no. In California sono andati addirittura oltre, per cui la gente lavora, prende uno stipendio da Yahoo, lavora tanto ma non si presenta mai in ufficio. Cioè, il lavorare per obiettivi è spinto molto all'estremo, al punto che lei ha capito che questo dava dei problemi di coesione sui prodotti, di non avere una cultura comune. Quindi ha chiesto agli impiegati di Yahoo di passare un certo numero di ore alla settimana almeno in ufficio, cosa che prima non faceva. Poi è nota perché si compra degli abiti bellissimi, va alle sfilate, si compra delle ville meravigliose. Quando recentemente il Yahoo ha avuto più hit di Google, lei si è comprata una villa da 35 milioni a San Francisco. Quindi ha fatto bene. Ecco, qui un'altra cosa che ho trovato, nella Wikimedia Foundation, che è quella che gestisce Wikipedia, ci sono molte donne. Ci sono molte donne. E in particolare il director, una canadese, Sue Gardner, Kate Walsh è stata l'executive director prima, continua a essere nel board, e perfino in Italia il past president, una delle persone è ancora presidente. Sì, c'è scritto un past, ma dovrebbe essere ancora presidente. Mi pare che non lo sia più, che lo sia ancora nel board, ma non più. Comunque, insomma, è sicuramente una figura di spicco. Ed è giovane. Ho voluto citare due donne importanti con famiglie numerose, ce n'è tante, ma Sophie van der Broek non è niente meno che il Chief Technology Officer di Xerox. Xerox ha, credo, il più bel centro di ricerca del globo terracqueo, a Menlo Park, che è quello dove Steve Jobs andava a spiare le novità. Quindi il mouse, tutte queste le tavolette, è tutto nato a Menlo Park. Quindi lì solo con permessi speciali lasciavano entrare Steve Jobs. Tutta sta roba qua, più tutta la parte tecnologica di Xerox, è in mano una signora, che è una signora belga, che ha tre figli ed è pure rimasta vedova. Da quando i bambini erano piccoli ha continuato a allevare tre figli salidamente e intanto a dirigere Menlo Park. L'altra, Susan Wojcicki, è una delle prime impiegate di Google, è quella che era la padrona del garage dove i due hanno inventato Google. Lei è vice president della parte business di Google, quindi è quella che si occupa di tutti gli ad, le statistiche, non tanto della parte tecnologica, ma quella che deve far soldi. Quindi lei è uno dei massimi dirigenti e ha quattro figli, quindi altrove si può. Per concludere,
cerchiamo di ricordarci che le donne hanno dato tanto all'informatica, danno ancora. Cerchiamo di ricordarcene, e il mio augurio è che quelle quattro signore là che hanno fatto tanto per il primo computer aiutino quelle quattro signore lì a connettersi col computer, a sentirsi meno sole nel mondo. Grazie a Giovanna Giordano, e le presenterò con mia moglie che fa la ricercatrice al Politecnico di Torino, fantastico, in meccanica, e abbiamo quattro figli. Oh, guarda, io le metto la foto, io ne ho tre solo. E quindi evitando che arriva a casa con le unghie sporche perché ha lavorato qualche macchina nel laboratorio di meccanica. Oh, che bello. Grazie anche per questa carrellata che ci ha portato. Io poi, chiamandomi Vico di cognome, per me la storia e i ritorni alla storia sono qualcosa di connaturato, e quindi il fatto di andare a vedere delle storie che riguardano il passato ma che in qualche modo possono essere di insegnamento, anzi dovrebbero esserlo ancora di più, per cui grazie anche alle vostre attività che vedo essere anche poi proposte alle scuole e alle appunto alla fruizione via internet con tanti link. In questo senso il fatto di poter aver condiviso del sapere tramite la rete è sicuramente importante, perché senza aspettare che alcuni riconoscimenti arrivino postumi, l'invito è anche quello di affermarsi. In questi giorni sto portando in giro con Patrizio Roversi uno spettacolo sul DNA, e puntualmente all'inizio ringraziamo anche Rosalind Franklin, che è stata colei che ha fatto le fotografie ai raggi X che poi Watson e Crick hanno utilizzato per, con il loro capo Maurice Wilkins, costruire la teoria del DNA che a quei tre è valso il premio Nobel, e Rosalind non lo ha ricevuto, uno perché purtroppo era già morta per le radiazioni che ha assorbito e quindi è morta 4 anni prima dell'attribuzione del Nobel, ma al momento del Nobel i tre signori non l'hanno nemmeno citata, e senza il lavoro suo non si sarebbe potuto fare assolutamente nulla, e quindi molte cose arrivano dopo. Meno male che con il web possiamo perlomeno accorciare i tempi. Chiudiamo questo trittico con Anna Vaccarelli, primo tecnologo dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, e che così racconta un altro pezzettino della nostra storia. Intanto che grazie a tutti, io mi cerco la presentazione, ma ho bisogno di un aiuto perché sono fatto tutto. Grazie. E mi sono domandata, quando mi hanno invitato, bene, ci sono tanti argomenti di che cosa parlo. Io sono nel CNR, quindi mi occupo di attività di ricerca in questo settore, ho detto, boh, proviamo a vedere qual è la situazione delle donne nel mondo della ricerca. Sei bellissima. No, vabbè, non importa, va bene anche quello, va bene così. No, va bene, la slide è divertente, bella. Quella cosa mi piace. Quella cosa è bellissima. Va bene, e comincio dalla seconda, ma va bene lo stesso. E perché la pecora rosa? No, ho cominciato a pensare a quando io mi sono iscritta a ingegneria nel 1977, e non c'erano i bagni delle donne, no, non c'erano. All'università sì, no, ingegneria a Pisa. Sì, 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 ingegneria no, all'università, qui noi sì. Distinguiamo Politecnico e l'università, al Politecnico non c'era. I bagni delle donne non c'erano. A scienze c'era. Quindi quando ci avevamo 8 ore di lezione tutti i giorni diventava un problema. Mi sono iscritta a ingegneria nel 77, 300 matricole nel corso di ingegneria elettronica, dove c'erano diverse donne, eravamo in 8. E quindi c'è la pecora rosa, e fin qua. Mi ricordo che il professore di analisi 1, che non nomino per decenza, alla prima lezione ci disse, ma fareste meglio a cambiare facoltà, perché come è noto il cervello delle donne è più piccolo e non ce lo farete mai. E ci invitò a andare nelle aule accanto, dove c'era una scuola di servizi assistenti sociali, non mi ricordo, che noi notavamo, noi donne, anche i nostri compagni io uomini. Io voglio notavamo sapere il nome di quel signore. Te lo dico poi separatamente, perché noi eravamo appunto una classe di tutti maschi, con queste noi donne che ovviamente scarpe basse, jeans eccetera eccetera, che andavano in bicicletta, e queste ragazze invece tutte con le minigonne, tacchi alti, quindi i nostri compagni di corso nell'intervallo fuggivano tutti fuori. Bene, di tutte queste donne
alla fine siamo arrivati a un certo punto, iscritta nel 77, quindi io mi sono laureata nell'84, non ci ho messo neanche tantissimo, mi sono laureata diciamo in 6 anni e mi sono guardata un po' intorno anche a quell'epoca per capire quanti dei miei compagni di corso avessero raggiunto questo traguardo, che tutto sommato diceva come sei stata brava, però cioè, mi ci è voluto un annetto di più. Delle 8 donne in quel periodo ci siamo laureate in 4, il 50%, quindi le pecore rosa sono un po' aumentate. Dei circa 300 uomini nello stesso periodo se ne sono laureati una trentina, di cui uno perché era veramente bravo, l'altro ha fatto un po' in fretta perché ha messo incinta una ragazza e si doveva sposare, quindi un attimo ha accorciato i tempi, diciamo, di questi tre. Bene. Questo era il panorama nel 1984, sono passati un po' di anni e sempre lì dico, e quindi che cosa è successo? Intanto cominciamo a vedere cosa è successo nel CNR dove io lavoro dal 1987. Quindi questo passano gli anni, CNR, Consiglio Nazionale della Ricerca, questo è il palazzo, la sede di Roma, questo non è dove vivo io, è la sede di Mamma CNR, come dico, dove c'è il presidente del CNR. Il CNR è organizzato gerarchicamente in un certo modo che poi vi farò vedere. Questi sono delle statistiche del 2011 che potete leggere facilmente, soprattutto potete notare qui gli addetti alla ricerca sono per zone, la percentuale tra uomini e donne, c'è anche una certa differenza tra nord e sud e devo dire che la differenza tra uomini e donne nel nord sembra più marcata che al sud, però comunque sono sempre parecchi di meno. Questo è diciamo i dati sul personale di ricerca, questi sono i dati complessivi perché nel CNR ci sono ricercatori e tecnici che si dedicano a attività di ricerca e poi c'è un certo numero di amministrativi che fanno altri lavori, segreterie eccetera. Quindi intanto abbiamo queste percentuali generali nell'ambiente di ricerca. Scusate le righine ma c'erano già nelle slide originali quindi non ci potevo fare niente. Qual è la situazione per genere? Allora intanto vediamo ovviamente la fetta di torta.